fare una foto così con Babbo Natale. Esatto, minaccio un po' le due giorni di mamma che non ci hanno mentre lavoro, me la devi fare. C'è cosa? Tu sto vicino a te. Mo, è mo. È Gesù. Buonasera a tutti, se ci accomodiamo, iniziamo la nostra seduta con l'appello. No, sai perché? Perché aveva avuto la fonica. Allora? Ah, ascolta, il pezzo del telefono. Sai, da... glielo da... Abbiati. Belli. Bina. Sì. Carraro. Sì. Codegoni. Sì. Corbellari. Sì. Cortese. Sì. Crippa. De Lorenzo. Esposito. Faregna. Fede Pellone, Ferrando, Ferrario, Fregoni, Gesmundo, Illuzzi, Indovino, La Terza, Legramandi, Lo Consolo, Macario, Mauri, Medolago, Melone, Meroni, Mizzau, Motta, Parise, Pellegrini, Perego, Quattrociocchi, Rossi, Santoiemma, Senesi, Simi, Tagliabue, Todaro, Tucci, Uguccioni, Diga no. Ventisette presenti, la seduta è valida. Buonasera.
buonasera a tutti, iniziamo la nostra seduta di consiglio come di consueto con le comunicazioni da parte dei cittadini e con le comunicazioni da parte dei consiglieri, alcuni dei quali si sono già iscritti, e comunicazioni da parte della presidenza come di consueto. Partiamo quindi con la prima mezz'ora dedicata ai cittadini. Ho iscritti a parlare in quest'ordine la signora Sara Arfini, Enzo Prosperi, Enrico Turato, Giacinto Carriero e infine il signor Alessandro Rossi. Lo devo dire. Informo tutti i cittadini presenti che il consiglio di zona, la seduta di consiglio di zona è videoripresa, vedete la videoregistrata, quindi qualora vi fosse qualcuno che non ritiene opportuno essere ripreso, chiedo cortesemente di comunicarcelo anticipatamente in modo tale che il consigliere addetto alla registrazione possa spegnere la videocamera, e lo stesso vale per questa, la persona alla mia sinistra che sta riprendendo. Buonasera a tutti, purtroppo ci rivediamo ma abbiamo ancora delle cose in sospeso e spero che insieme riusciremo a fare un buon lavoro. Allora, vi ricordo che l'incontro del 10 novembre con l'assessore Granelli non aveva portato nulla, nel senso le argomentazioni da lui presentate sono state molto povere, però ricordiamo tutti benissimo che aveva chiuso l'intervento dicendo che avrebbe fatto avere alla Presidente un foglio, aveva detto che avrebbe fatto avere alla Presidente un foglio con i provvedimenti che avrebbe adottato per la problematica riguardante la sicurezza a Milano. Sono passati 15 giorni, non abbiamo sentito nulla, nessuno ha letto nulla. Io mi auguro che questa sera la Presidente abbia qualcosa da parte di Granelli da leggere ai cittadini. Seconda cosa che desidero dirvi è che nella riunione di consiglio del 6 novembre io avevo presentato una lettera che poi è agli atti, che aveva come oggetto la richiesta di illuminazione urgente del parco di Villa Litta. Faccio una brevissima premessa: io per 3 anni non ho potuto partecipare per motivi di salute alle vita di collettività, pertanto incluso il consiglio di zona, e non sapevo che io sto parlando, grazie, ecco, e non sapevo che il comitato Villa Litta e altre realtà si erano già mosse per chiedere l'installazione di un impianto di illuminazione all'interno del parco, area cani inclusa. La mia lettera portava la data del 6 novembre, il 17 novembre mi è pervenuta una mail da parte della Presidente che dice questo: gentile signor Arfini, in merito alla segnalazione indicata in oggetto, l'oggetto è illuminazione urgente parco di Villa Litta, A2A ha predisposto un progetto e relativo preventivo che è attualmente all'attuazione del settore comunale competente e a cui abbiamo sollecitato una risposta. Beh, peccato che al protocollo i documenti siano stati depositati da 2 anni e il comitato di Villa Litta nel frattempo ha continuato nel suo intento. Ecco, io credo che se la Presidente, anziché mandarmi questa risposta, che io la ritengo, forse voleva essere un contentino, mi avesse davvero argomentato come fosse la situazione, sicuramente avrebbe fatto una figura migliore. Altra cosa che desidero dirvi: nella riunione del 13 novembre la Presidente si era impegnata su richiesta dei cittadini a fissare un incontro con il commissario della polizia Cenisio e con il capo dei vigili di Via Livigno. Beh, poi ve lo argomenterò meglio nella lettera che vi leggerò. Il commissario della polizia all'incontro non era presente perché era in tribunale. Questa è la risposta che ci siamo sentiti dare quel giorno. Comunque poi vi argomento bene. A questo punto, come cittadina alla quale era stata fatta una promessa, e le promesse, come tutti sappiamo, le persone corrette le mantengono,
Noi, almeno per quanto mi riguarda, parlo anche a nome di parecchi cittadini che sono qui presenti, soprattutto per la problematica Oerlikon, e lo potete vedere, soprattutto ma non solo, noi questo incontro lo vogliamo. E tengo anche a precisare che quando martedì ci siamo incontrati con il capo dei vigili, la presidente, una decina di cittadini circa, ad un certo punto un cittadino ha chiesto: allora avremo questo incontro? E la presidente ha risposto: farò io un incontro, tipo una tavola rotonda, ha menzionato varie cariche, e alla nostra domanda potremo essere presenti, lei ci ha risposto: ci sarò io e vi riferirò che cosa verrà detto. Questo non concorda con quanto aveva promesso nella seduta del 13 novembre. Un'altra cosa, questa è un po' più simpatica ma comunque importante. Nel sabato, il giorno, e ve l'ho portato, ci ha dedicato un articolo su appunto il degrado e la pericolosità della zona 9. Ad un certo punto si legge che la presidente afferma: il presidio è in aumento. Beh, io lo voglio ricordare a tutti, e questa frase era già stata detta anche da un cittadino in consiglio pochi giorni prima, questo presidio è durato 3 giorni, poi è sparito, cioè le volanti si sono volatilizzate. Allora, se anche questo vuole essere un contentino, ai cittadini non va assolutamente bene. Adesso invece desidero leggervi, ho cercato di fare un riassunto dell'incontro di martedì. L'oggetto: incontro del 18 novembre 2014 presso via Guerzoni 38. Giovedì 13 novembre ultimo scorso, al Consiglio di zona 9, la Presidente Guccioni aveva assicurato che si sarebbe tenuto un incontro fortemente richiesto da alcuni cittadini con il commissario capo della Polizia Locale di Via Livigno e il capo della Polizia del commissariato Comasina, conosciuto anche come Cenisio, ed una rappresentanza di cittadini della zona 9. Lunedì mi veniva comunicato che l'incontro sopra citato si sarebbe tenuto il giorno successivo, cioè martedì 18 alle 10.45, presso la sala del Consiglio di zona 9. Riassumo l'incontro per coloro che non erano presenti. Erano presenti circa 10-12 cittadini della zona 9, la Presidente Guccioni e il commissario capo della Polizia Locale di Via Livigno, dottoressa Cappellini, e 2 colleghi di quest'ultima. Attenzione, all'incontro non era presente il capo della Polizia del commissariato Comasina. La Presidente ha giustificato l'assenza dicendo che era impegnato in tribunale. Che caso! Cambiare giorno dell'incontro, no? Un giorno o due in più non avrebbe cambiato proprio nulla, ma sarebbe stato presente il capo della Polizia, la figura di maggior rilievo per il grave problema che avremmo trattato. Fatte le presentazioni, la Presidente ha chiesto ai cittadini di esporre le proprie argomentazioni. Datami la parola da parte del Presidente, ho descritto il problema vandalismo, violenza e degrado dei giardini di via Trevi, Grazioli Zambelli, Parco delle Favole di via Scialoia, Parco di Villa Litta, Parco di via Cialdini, dicendo appunto che mai nessuno della polizia o dei vigili era intervenuto a seguito delle innumerevoli richieste di intervento da parte dei cittadini. Le vie risultano scarsamente illuminate e anche la pista ciclabile sull'Enrico Fermi e anche quella che interessa Pellegrino Rossi fino a via Stesani è completamente al buio, favorendo criminalità e degrado. Ho segnalato altre realtà pericolose, ho parlato dello spaccio di droga in zona, sempre in aumento, sino a concludere il mio intervento con la problematica occupazione dell'area ex Oerlikon di via Scarsellini.
peccato non foste presenti nel vedere con quanta velocità la Presidente e la dottoressa Cappellini hanno immediatamente interrotto il mio intervento, sorridendosi reciprocamente, cosa che a me non è certo sfuggita. Avevo sollevato una problematica che sicuramente entrambe volevano evitare, ma come vedete non sono riuscita a fermarmi. La dottoressa Cappellini ha fatto il suo intervento dicendo: primo, non è possibile fare ogni giorno gli interventi di controllo e vigilanza. Secondo, che aveva fatto un sopralluogo nella giornata di venerdì scorso e aveva rilevato la presenza di italiani, pochi, e circa 30 rom che erano all'interno dell'ex fabbrica. Ha parlato di identificazione delle persone presenti nell'ex fabbrica. Allora una domanda mi sorge spontanea: il commissario capo ha portato queste persone al comando? Ha chiesto loro i documenti? Ha controllato se erano schedati o si è fidata della sfera magica? Terzo, che avrebbe detto ai suoi sottoposti di stilare verbali alle auto targate, ascoltate bene, Romania, per divieto di sosta in via Scarsellini. Scusate, ma a me la cosa fa davvero ridere. Quarto, che il problema occupazione abusiva dell'exo Erlicon non lo avrebbe risolto né oggi né domani. Anche qui non abbiamo dubbi. Quinto, che è stata contattata la proprietà, che ha l'obbligo di mettere in sicurezza lo stabile per impedire ulteriori insediamenti dopo che verrà fatto lo sgombero. Ripeto, verrà. Sei, che sarebbe bello se l'area in questione venisse ripulita e riqualificata. Ricordo a tutti che il progetto di riqualifica era già stato presentato in consiglio di zona 9 circa 5 anni fa, per cui sto parlando dell'anno 2009. Mi domando allora, ma quando pensano di risolvere il problema dell'occupazione abusiva di via Scarsellini? Volendo, e ribadisco volendo, è un provvedimento che può essere attivato con estrema urgenza, e questo voi lo sapete bene quanto lo so io. È risaputo che l'abusivismo porta insicurezza ed immigrazione incontrollata. Un tessuto sociale fortemente degradato provoca microcriminalità diffusa, prostituzione, spaccio e delinquenza. Sappiamo inoltre che chi occupa è solo l'ultimo tassello di un problema che inizia dalla politica. Potrei elencare per pagine e pagine ciò che martedì è stato detto, o meglio, non detto, in merito di provvedimenti da adottare per portare sicurezza ed ordine nella zona 9. Alla domanda da parte di un cittadino presente martedì all'incontro: qual è il vostro impegno? Domanda logicamente rivolta al commissario capo dei vigili, la stessa ha risposto: in che senso? In che senso? Ma di cosa stavamo parlando da più di un'ora? La domanda posta dal commissario capo in che senso vi fa chiaramente capire quanto la soglia di attenzione da parte sua, e spero solo sua, fosse bassa e quanto i problemi sollevati non fossero ritenuti degni della massima attenzione. Anche questa volta, a mio parere, c'è stato un discorso tra cittadini e sordi, come avvenuto nell'incontro con l'assessore Granelli. Noi cittadini e lui il sordo. Dall'incontro è emerso chiaramente che la polizia non è in grado di darci risposte concrete, o perlomeno non quelle che avremmo bisogno di sentire, ma sentire subito. Aggiungo inoltre che non sono stati esposti i provvedimenti che verranno adottati nell'immediato, visto la pericolosità della situazione in cui versa tutta la zona 9 e che il comando di via Livigno conosce molto bene, da molto tempo. L'unica cosa che è stata detta, giusto per darci un contentino e mandarci a casa, data l'ora, ormai le 12:30,
da parte del commissario capo della polizia locale è che rivedrà il percorso dei vigili di quartiere e penserà ad un progetto. Intanto che loro pensano ad un progetto, ripeto, pensano, mi domando, quale sarà la nostra sorte? Certo è che gli extracomunitari abusivi la faranno ancora da padroni, i malviventi continueranno a spacciare a dismisura, gli scippi e i furti aumenteranno, il degrado diventerà incontenibile e così via. Signori consiglieri e presidente, avete bisogno davvero che succeda qualcosa a qualcuno, qualcosa di grave e mi auguro non irreparabile, per finalmente prendere seri ed immediati provvedimenti? Concludo informando coloro che non erano presenti martedì mattina che all'inizio dell'incontro, quando ho menzionato i problemi riguardanti l'occupazione abusiva di via Scarsellini, le problematiche di violenza e degrado Pellegrino Rossi, Trevi, Grazioli, Scialò, Imbonati, Villa Litta, Affori e altro, la Presidente Uguccioni mi ha immediatamente tolto la parola dicendo che l'incontro verteva sui problemi di via Tartini ed Ergano, problemi segnalati nei precedenti consigli di zona 9. Questa è l'ennesima riprova che mentre per Pisapia le zone periferiche di Milano sono ritenute di serie G, H, per la Presidente Uguccioni, Affori, Scarsellini, eccetera, le vie sopra menzionate sono di serie Z, data la non voglia di affrontare e di cercare di risolvere le difficili problematiche che per l'ennesima volta noi cittadini ci troviamo a dover affrontare da soli. Fino a prova contraria, prova che non esiste, la zona 9 è composta da 9 o 10 quartieri, tra cui Affori, e questo Presidente non lo deve più dimenticare. Sono andata a cercare alcuni discorsi di Pisapia, quando era candidato un sindaco per Milano. Parlava di un programma che ha le gambe per essere realizzato e a chi gli diceva non si dimentichi delle periferie rispondeva io parto dalle periferie. Eh sì, è così che bisogna fare. Insomma è possibile, insieme possiamo cambiare Milano. Pisapia, la giunta comunale, lei presidente del Consiglio 9, avete sì cambiato Milano, in peggio, molto peggio. Una Milano così degradata, sporca, pericolosa, non si era mai vista. L'avevo già detto al precedente consiglio di zona, ricordate bene, voi consiglieri e lei presidente, che la carica che rivestite è dovuta al voto di molti cittadini che con fiducia ve l'hanno conferita. Molti di voi inizino a fare il proprio dovere che noi, onesti cittadini, vi paghiamo con i nostri soldi. Sara Arfini. Ecco, io ho concluso il mio intervento, ribadisco giusto per così. Rimango pertanto in attesa della lettura della lista che Granelli spero abbia consegnato alla Presidente, attendo di sapere appunto qualcosa in merito al discorso dell'incontro con il commissario di polizia, perché sono due cose molto importanti. La prima è stata la parola dell'assessore, la seconda, la promessa della Presidente. Grazie. Signor Prosperi. Buonasera a tutti. Molto probabilmente qualcuno si è dimenticato la scorsa seduta di consiglio. Perché? Perché erano state fatte delle promesse, e cioè di avere un incontro con il capo della polizia e il capo dei vigili di Via Levigno. Io non sono stato invitato,
mi sembrava di aver fatto delle richieste molto precise. Quindi vorrei sapere con quale insolenza e arroganza la Presidente di questo Consiglio di zona si permette di scegliere gli interlocutori. Non è lei che deve sceglierle, sono i cittadini che decidono di voler intervenire. Secondo, come si permette di portare, di decidere chi portare all'incontro? Vorrei una risposta su questo. Quando la signora Uguccioni allo scorso consiglio di zona mi ha tolto la possibilità di parlare e ha minacciato di proseguire il consiglio a porte chiuse, ha compiuto un grave atto incostituzionale. Quindi, dal momento che siamo in molti qui e siamo sempre ad aspettare delle risposte che non ci vengono mai date, tutte le volte si continua a richiedere, a fare delle richieste che ormai abbiamo già imparato a memoria. Io non so voi dove abitate, se abitate in qualche altra zona, ma noi della zona 9 avremmo bisogno di risposte che non ci date. Io non credo che questo sia un consiglio e sia una lotta dove noi siamo contro di voi e viceversa. No, stiamo cercando di agire nello stesso senso, cioè il miglioramento della vivibilità di questa zona. Quindi non capisco perché la signora Uguccioni continui a non volerci dare delle risposte. Io questa sera vorrei sentire qualche risposta, vorrei sentire che qualcuno dicesse qualcosa dopo che abbiamo parlato per mezz'ora. A proposito dell'incontro con il capo della polizia e dei vigili di zona, forse le persone che si sono recate all'incontro non sanno che quando manca uno degli interlocutori ad un appuntamento, l'appuntamento deve essere rifissato, perché io non ho mai visto che ci devono essere delle persone, queste non ci sono e l'incontro si fa lo stesso, cara Presidente. Cioè l'incontro viene rimandato, primo. Secondo, si portano le persone che vogliono delle risposte. Vorrei sapere perché non sono stato convocato, né da voi né dal Consiglio di zona, né dal Comitato di zona. Quindi se avete accettato di fare comunque l'incontro, non conoscete le regole. Quindi lasciate fare a quelli più grandi di voi che sanno come ci si comporta in questi casi. Grazie. Vorrei avere delle risposte questa sera. Signor Turato, poi Carriero, Alessandro Rossi e Proserpio. Buonasera. Mi rivolgo direttamente alla Presidente Uguccioni e Vicepresidente Lo Consolo. Non è una mozione la mia, ma è una richiesta di maggior azione rivolta ai cittadini e non prettamente ideologica, che ho visto in questi anni da parte di della maggioranza di questo Consiglio di zona. Oggi siamo qua di giovedì, dopo tutti quanti lavoriamo, e anche le persone del pubblico che non sono consiglieri e la presenza numerosa delle persone dovrebbe far pensare all'esigenza di maggior sicurezza all'interno del quartiere. Non mi rivolgo tanto anche al fatto dell'ex fabbrica Oerlikon, che sappiamo che essendo di stampo privato, anzi di proprietà privata, fin tanto che non ci sarà una richiesta precisa da parte della proprietà, poco potranno fare ben poco potranno attivarsi le autorità. Però sicuramente comunque c'è un elevato problema di sicurezza all'interno di tutta la zona 9.
io sono aforesi, quindi mi rivolgo in particolar modo al quartiere di Afori. Il mio pensiero si rivolge anche a un'altra parte, l'ex BNL per esempio, dove è stata da qualche mese ormai occupata e da settimane ormai ho scoperto che invece hanno aperto anche delle attività che a tutto rispetto commerciali. Non è di poche settimane fa una mozione nei confronti della signora Lo Consolo in merito all'attenzione rivolta a uno striscione e nonché a dei millantate presenze di simboli neofascisti all'interno di un'attività commerciale. Mi chiede invece la maggioranza che cosa ha fatto nei confronti dell'occupazione di questa ex BNL, dell'ex zona BNL, nei confronti che hanno aperto delle attività commerciali che dubito assolutamente abbiano dei permessi. Se per il certo invece che questo consiglio di zona ha pensato bene di finanziare un murales su un muro che spero essere di un perlomeno quello di proprietà comunale, mi riferisco al murales di via Graziano Imperatore, mi risulta che sia stato finanziato con una cifra pari a 500 euro. Ecco, io ho una figlia di 7 anni che va alla scuola elementare in questo di via Fabriano, quindi sempre in zona Afori, e i genitori devo fornire mia figlia della carta igienica, ci facciamo i turni per poter imbiancare la scuola. Magari quelli 500 euro potevano servire a questo, e quindi mi viene a pensare: o questo consiglio di zona e maggioranza in particolar modo non sapeva dello stato di fatto delle scuole della zona e quindi dovrebbe meditare magari di non dico di riassegnare le dimissioni, ma prendere seriamente in atto, o comunque evidentemente sono più importanti dei disegni. Non entro nel merito del murales in sé, ma del costo che è stato allocato per finanziare il medesimo, e sul murales c'è proprio il logo del consiglio di zona e addirittura anche del comune di Milano. Ripeto, non entro nel merito del murales, anche se ci sarebbe da dire, ma non entro. Settimane or sono ho sentito che avevate, anzi ho presenziato un consiglio di zona dove era stato finanziato, mi ricordo, il progetto sull'albero. Per carità di Dio, anche la presidente Guccione ha risposto in Facebook che serviva anche per riporre una targa in merito a una malattia che aveva colpito un povero bambino che era anche deceduto. Mi dispiace tantissimo per quel bambino, anche per la targa, ma forse credo che anche lì 500 euro forse era più importante, non per piantare un albero, ma magari semplicemente donarle a un istituto pediatrico, oppure alla ricerca per quella determinata malattia. Quindi richiedo al Consiglio di zona, in particolar modo alla maggioranza, una maggiore azione rivolta alla tutela dei cittadini onesti che rispettano le regole, che rispettano la legge della zona 9, e non prettamente un'azione puramente ideologica che vi sta distinguendo. Carriero. Presente. Si faceva così a scuola. Vabbè. Buonasera a tutti. Stasera non sono qui come presidente dell'associazione Brusulli in Subuglio, non sono qui come commerciante, ma sono venuto e parlerò come libero cittadino e penso a nome di tanti concittadini. Circa un anno fa, nel primo numero della nostra rivista Foris, scrivevo che mi sarebbe piaciuto poter vivere in un quartiere pulito e sicuro. Nel secondo numero, sempre di Aforis, non è pubblicità occulta, scusatemi, di marzo-aprile, scrivevo queste righe: non rassegniamoci ai torti e alle ingiustizie. Tolleranza non vuol dire accettare tutto passivamente. Io non riesco, non posso e non voglio far finta di niente, sperando che prima o poi chi deve intervenire si decida a farlo. E ancora dicevo: uniamoci e di tante voci facciamone una sola, forte, per riportare in primo piano il nostro diritto di sentirci sicuri, di sapere che le nostre famiglie, le nostre case, le nostre cose, le nostre attività e le nostre strade non sono costantemente in pericolo. Ecco, Presidente e consiglieri, dopo un anno la situazione è peggiorata. Per quello che dicevo e scrivevo, venivo e vengo tuttora etichettato come una persona razzista, estremista e pericolosa. Vero, signora Lo Consolo?
Adesso, mi fa ridere, anche un'altra associazione si è accorta del problema. Con un volantino chiede a voi le stesse identiche cose. Scusate, mi viene proprio da ridere, perché anche questa associazione mi accusa di essere un estremista e che le mie preoccupazioni sono esagerate. Il problema oggi sembra lo Erlington, poveri illusi siete, e domani? Il problema è generale. Noi cittadini viviamo quotidianamente nella paura di essere aggrediti per strada. Abbiamo il terrore, quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro, di trovarla svaligiata, o ancora peggio, con i ladri ancora presenti. Non ci sono orari, zingari, extracomunitari e delinquenza comune. Colpiscono in qualsiasi momento della giornata. Noi non ci sentiamo sicuri. Questo consiglio, quando ha voluto, si è mosso rapidamente. Vedi Murales, come ha ripetuto Enrico, in via Niguarda. Vedi gli attacchi nei miei confronti. Noi siamo esasperati, siamo stanchi delle vostre promesse. Noi vogliamo i fatti, pretendiamo i fatti. Case, parchi, vecchie ditte abbandonate, ex banche e altre centinaia di edifici. Noi non vogliamo più occupazioni di nessun tipo. Malavitosi, zingari, delinquenti, centrosociali, basta. Riconsegnateci i nostri quartieri, la nostra città, altrimenti saremo noi ad occupare. Non so se questo consiglio sia in grado di garantire la sicurezza che chiediamo. Il mio personale consiglio a questo consiglio, uno solo, il campeggio è finito, levate le tende. Grazie. Alessandro Rossi. Buonasera a tutti. È la prima volta che partecipo a questo consiglio. Io sono della zona di Niguarda. Avete visto e avrete visto tutti giornali, televisione, lo stato in cui siamo in questo momento dopo l'ennesima esondazione del fiume Seveso. Spero e mi auspico che tutti voi in qualche modo riusciate a trattare l'argomento in linea generale, cioè nel senso che la situazione è talmente tragica e lo stato di devastazione che ha lasciato l'ultima esondazione è talmente evidente che in generale spero che ognuno di voi si prenda carico di un minimo di responsabilità e di iniziativa per porre fine o per mitigare almeno quello che è lo stato del quartiere di Niguarda in questo momento. Io nel dettaglio mi faccio portavoce di una situazione in particolare, ma rappresenta un po' in generale tutto quello che sono i danni subiti dalle attività commerciali e dai privati cittadini dopo l'ennesima, ripeto, l'ennesima esondazione, mai vista una roba del genere in tutti gli anni che sono 20 anni che abito in quella zona. Una giornata e rotti 30 ore in pratica di esondazione non si erano mai viste, quindi cerchiamo di darci una mossa e di dare delle risposte come dicevano anche i miei predecessori. Ripeto, è una mozione mirata ad un'associazione in particolare che è Punto Zero. È un'associazione che opera nel sociale e ha a cuore praticamente quasi 200 giovani ogni settimana. Di che cosa si occupa? È nata nel 95 e tramite volontari e professionisti, educatori, psicologi hanno delle iniziative che portano avanti per praticamente facilitare il dialogo tra i giovani con le realtà adulte, realizzano azioni mirate al coinvolgimento attivo dei giovani che poi sono i nostri ragazzi. E Punto Zero produce spettacoli teatrali, opere cinematografiche che negli anni hanno avuto anche riconoscimenti in tutte le manifestazioni e i festival a cui hanno partecipato. Io non mi dilungo su quello che fa l'associazione, ho lasciato come allegato tutta una documentazione a testimonianza di tutte queste attività che negli anni hanno avuto un forte riscontro nella zona e anche a livello nazionale. La mozione a cosa è dovuta? Descriviamo brevemente quali sono le motivazioni. C'è l'edificio e l'area dove ha sede, dove viene costituita l'associazione, è un edificio di proprietà del Comune di Milano. La zona è concessa in usufrutto con il pagamento di un canone di affitto, mentre tutto quello che c'è all'interno è stato creato un teatro, sono state posizionate apparecchiature, attrezzature, strumentazioni, sono stati fatti costumi di scena, è tutto pagato dai privati, dalle persone che volontariamente no, gestiscono questa associazione.
Ora, ripeto, a seguito delle ultime esondazioni, in particolar modo quella di luglio, di cui sappiamo tutti cosa è successo, è l'ultima, ci sono stati diversi danni, ingenti danni, e purtroppo anche per la posizione della sede, che non è tra le più felici, è sotto il livello della strada. E quindi niente, a fronte di questo è stata fatta anche, come circolata tra i cittadini, tra i privati e tra i commercianti, la richiesta, la domanda di risarcimento al comune, soprattutto per l'evento di luglio. Questa situazione grave, ripeto grave, mette a serio rischio l'attività, il proseguimento delle attività, in quanto è necessario oggi sostituire completamente tutto quello che è il palco del teatro, tutte le attrezzature e gran parte delle apparecchiature sono danneggiate, da sostituire o da revisionare. C'è anche molta preoccupazione per la sicurezza, per il luogo, in quanto l'ultima volta, oltre agli interventi che sono stati fatti dai volontari e dalle altre persone alla fine di arginare un po' quello che era l'esondazione del Seveso, ci si è trovati anche ad affrontare una situazione nuova, che però è frutto del degrado e dei danni degli ultimi anni, e cioè la fuoriuscita del Seveso, delle acque del Seveso, addirittura dal giardino che è intorno all'edificio, e quindi praticamente presi tra due fuochi non sono riusciti assolutamente a porre rimedio a questa situazione. Ripeto, per vostra conoscenza, vostra informazione, le iniziative dell'associazione coinvolgono 200 giovani circa tutte le settimane della zona e non, anche perché sono delle iniziative anche con i giovani del carcere Beccaria. Aumentano queste persone, questi ragazzi, durante lo svolgimento dei campus estivi che vengono organizzati. Finisco. Qual è la richiesta che viene fatta dall'associazione verso il Comune di Milano, che spero che qualcuno porti avanti? Sono quattro principalmente. La prima è un riscontro effettivo sulla possibilità di ricevere questi benedetti risarcimenti, perché è stata fatta domanda da più persone, da più cittadini, e nessuno ha più saputo nulla, se non un si dice, un forse, un non si farà niente. Per cui, prima cosa, dal momento che stiamo parlando di un danno valutato in circa 40.000 euro, che non sono bruscolini, avere perlomeno la certezza di verranno risarciti e soprattutto in che modo, in percentuale, c'è una scadenza, è stata data una data. La seconda cosa è una richiesta di congelamento del canone di affitto al Comune di Milano, perché praticamente la zona è quasi inagibile, continua a pagare ma non la posso usufruire. La terza è valutare e condividere una soluzione alternativa, cioè, se non posso più utilizzare questa sede, il Comune gentilmente, se mi fornisce un'alternativa come sede, parliamone all'interno della zona, non in un altro quartiere o in un'altra zona di Milano. E per ultimo, per il discorso sicurezza, se fosse possibile un'ispezione tecnica di professionisti, perché in materia di sicurezza non sappiamo quali sono gli effettivi e potenziali pericoli derivanti dai danni che sono stati subiti dalla zona e soprattutto sulla stabilità di questo benedetto giardino. Vi ringrazio. Signor Proserpio. Faccio vedere, visto che l'abbiamo portato, questo è il nostro disappunto. Okay. Abbiamo detto? Se parli al microfono, magari. Se parli al microfono, così sentiamo anche voi. No, scusate. No, dato che è Anne Guarda e noi non conosciamo la persona, e questa. C'era? L'ho perso e mi dispiace, mi scusa. Però era importante mettere in risalto anche questa cosa e questa persona. Allora. Vorrei fare una domanda, ma perché mi devo alzare alla mattina e mi devo preoccupare se esonda o no il Seveso? Cioè, come commerciante uno si alza e dice, ma stamattina che piove
esonda o non esonda, perché qui siamo messi in una condizione pazzesca. E Giulio, cosa si può fare? Più che andare a riaprire l'attività non si può fare, però dato che di queste esondazioni ne abbiamo avute parecchie, ieri nella parola dell'assessore D'Alfonso mi è stato comunicato un numero di esondazioni che sinceramente non sapevo. Dalla bocca non mia, ma di D'Alfonso, sono 106. Mamma mia, 106 esondazioni in 40 anni. 40 anni, 106. No, beh, lasciamo perdere le ultime e non l'ultima. Cioè, diciamo che insomma c'è da preoccuparsi. Qui non c'è da fare e dire la colpa è di Pisapia o della Moratti, la colpa è di tutti, perché in tutti questi anni non si è fatto nulla. Noi chiediamo innanzitutto di mettere in sicurezza le infrastrutture da cedimenti strutturali creati dalla forza del Seveso. Spiego meglio. Nelle vasche e durante tutto il percorso del Seveso si sono create, non ultima, l'ultima esondazione, delle crepe. Si sono mossi i tombini, l'asfalto si è alzato, una cosa e l'altra. Questa è una cosa che anche per legge, dato che io ho un'attività e per legge devo mettere in sicurezza eventualmente le persone che entrano nel mio negozio, vorrei che anche l'amministrazione e chi si occupa di questo metta eventualmente anche in sicurezza le persone che passano, che frequentano eventualmente queste strade, queste vie, una cosa e l'altra. Mettere in sicurezza queste cose create dall'esondazione del Seveso. Vorremmo un'altra cosa, una video ispezione presenziata. Che vuol dire? Allora, che un cittadino partecipi a questa video ispezione, non che facciamo fare la video ispezione, poi dopo uno fa quello che vuole, prende il filmato che vuole, se lo fa vedere, mi fa guardate qua c'è questo, c'è solamente questa roba qua, inutile che continuate a rompere, una cosa. No, video ispezione presenziata con un cittadino o con una persona che possa eventualmente assistere a questa cosa. Innanzitutto per capire la situazione esatta delle condizioni del letto del Seveso, perché qui tra i materiali e tutto quanto ce n'è da in 35 anni che sono in attività, io non ho mai visto una video ispezione nel tratto Valfurva, mai. Ho solamente sentito eventualmente le persone di AMSA che tutte le volte che vengono a prelevare eventualmente i vari campioni, una cosa e l'altra, quando scendono vengono su che sono spaventati da quello che vedono e trovano sotto il letto del Seveso. Poi siamo a un'esenzione dalle tasse, perché qui il problema è che il mancato eventualmente lavoro di tutti questi anni, 106 detta dal nostro collega, 106, io dico 106 mi sembra un po' che il problema non è solo quello, il problema è il dopo Seveso, perché poi abbiamo bisogno, ora che si riprende il mercato, ora che si riprende un po' tutto, abbiamo bisogno di altri giorni. Cioè noi non sono 106 perché sono le esondazioni, sono 320 perché diventano altri 100, altre 200 volte, che 200 giorni che ci viene mancato guadagno. Cioè in pratica non c'è niente da fare. Noi sabato alle 2 ha iniziato a esondare il Seveso, il quartiere ha praticamente chiuso i battenti, tutti chiusi, tutti alla rincorsa di coprirsi da questa situazione, una cosa e l'altra, e il lavoro è andato. Non è andato solo
sabato, ma è andato tutta la domenica, perché poi c'è stata la pulizia dei negozi, delle attività, una cosa e l'altra, e poi il lunedì. Cioè, in pratica noi 3 giorni li abbiamo bisogno per ripristinare e far uscire la gente di casa dal terrore di questa situazione, una cosa e l'altra. Chiediamo esenzione delle tasse locali, TASI, TARI e altre. Non si può attendere rimborsi incerti, forse non arriveranno mai. Noi vogliamo delle certezze, allora anche 1 euro, ma che arrivi, non che ce lo promettano e che non arrivano mai. Chiediamo alla fine un immediato e chiaro e necessario incontro per poter eventualmente chiarire meglio tutta questa situazione. Non ultimo, di oggi mi è arrivata un'email dicendomi che c'è la vigilanza che ha creato qualche problema a qualche cittadino che, spostando la macchina e lasciando la macchina in qualche divieto di sosta perché per un'esondazione che si è creata del Seveso, si è beccato la multa. Cioè, io dico, ma bisogna venire a fare una cosa di questo tipo con una situazione del genere quando, cioè, ma io dico, ma andate in altre zone di Milano, ma in questo momento questa zona, se la lasciamo un po' libera e la lasciamo respirare un attimo, forse i cittadini sarebbero più rilassati, più contenti, visto il Natale che sta arrivando, sarebbe cosa gradita anche lasciarli un po' in pace questi cittadini, una cosa e l'altra. Ultimissima, ma non ultima, vorremmo fare una fiaccolata della rabbia, perché la categoria, i commercianti, i residenti, i pensionati sono tutti solidali, perché in pratica hanno avuto questa ultima, soprattutto questa ultima esondazione, una cosa abbastanza pesante, paurosa, brutta, cattiva, perché la forza che c'è, che abbiamo visto quest'anno, e questa ultima esondazione per me è cioè non c'è mai stata un'esondazione di questo tipo. E a questo punto io dico, vorremmo eventualmente fare questo tipo di manifestazione, a meno che prossimamente un incontro veloce e rapido, in modo da chiarire velocemente queste cose che ho appena detto. Grazie. Era l'ultimo cittadino iscritto a parlare. Prima di dare la parola ai consiglieri che l'hanno richiesta, a partire dal consigliere Abbiati, ho alcune comunicazioni, come di consueto, da dare. La prima riguarda l'incontro che si è svolto il 18 di novembre con la polizia locale. È vero quanto è stato detto, la polizia di Stato nella mattinata ha comunicato che era stata trattenuta, chi doveva partecipare all'incontro era stata trattenuta in tribunale, motivo per cui non è stato rinviato l'incontro, perché è stato comunicato praticamente nella stessa giornata, e mi sembrava comunque un'occasione poter interloquire con il commissario capo e i suoi agenti della polizia locale per sottoporre le criticità che erano state espresse anche all'interno di questo consiglio. Vi sarà un altro incontro che coinvolgerà un altro incontro che si soffermerà sulle criticità del quartiere di Affori il 26 novembre. Vi verrà poi comunicata la sede. Si tratterà delle problematiche di Affori, Bruzzano e Comasina e Bovisasca. Stiamo valutando se farla in quest'aula, in via Guerzoni, o più vicino, quindi in uno spazio sempre del consiglio di zona, che è Cassina Anna, in modo tale da facilitare la partecipazione dei residenti di questi 4 quartieri. Il 3 dicembre invece in questa sede ci sarà un incontro che tratterà ancora le questioni relative al quartiere Dergano, in particolare Bovise e Maciachini. All'interno di questi incontri saranno presenti, oltre ovviamente ai consiglieri e a tutti i cittadini che vorranno partecipare,
i marescialli dei carabinieri competenti per territorio, i commissari competenti per territorio e la polizia, i commissari capi della polizia locale di zona 9. Come sapete, il territorio della zona 9 è vasta, suddiviso in quartieri, e ogni commissariato e ogni caserma di carabinieri ha delle competenze specifiche sul territorio. Quindi all'interno di questi incontri saranno presenti quei responsabili delle forze dell'ordine che si occupano di quei quartieri in maniera specifica. Quindi a chi chiedeva quando saranno i prossimi incontri, appunto, come avevo detto durante l'incontro del 18, ci saranno con tutte le forze dell'ordine il 26 novembre e il 3 dicembre, poi si susseguiranno altri due incontri che coinvolgeranno cittadini di altri quartieri, Niguarda, Bicocca, Prato Centenaro, l'isola Garibaldi e Repubblica. Quindi concluderemo questi incontri il 17 con l'ultimo, che presumibilmente riguarderà Isola Garibaldi Repubblica, che sarà il 17 di dicembre. Per quanto riguarda la partecipazione, dalle 18 alle 20. Comunque verrà pubblicizzato a chi ha lasciato gli indirizzi mail, riceverà, diciamo così, la convocazione, verrà pubblicizzato sul sito della nostra zona in modo tale che tutti possiate essere avvertiti. Mi scuso con il signor Prosperi, che ha sottolineato la sua assenza. Non è stata una questione di scelta, ovviamente riceverà, visto che ho, diciamo così, sul foglio che ha consegnato per l'intervento sono segnati i suoi recapiti email, credo anche telefonici, quindi le chiedo già di appuntarsi, a seconda, diciamo, di quello che le interessa, oppure di appuntarsi tutte e due le date del 26 novembre e del 3 di dicembre, in modo tale da poter partecipare a questi incontri e portare le proprie osservazioni. Mi spiace che ci sia stato questo malinteso, non è stato assolutamente non era mia volontà escludere chi che sia da questo incontro, semplicemente pensavo che vi coordinaste diciamo così tra cittadini, quindi una volta comunicato in maniera anche devo dire estremamente veloce, perché la comunicazione mi è stata data quando poi ho invitato il comitato, insomma, e quei cittadini che hanno poi partecipato, mi è stata data dalla polizia locale la disponibilità in maniera molto diciamo così veloce, e in maniera veloce per poter realizzare l'incontro è stato comunicato. Chiedo scusa, nei prossimi incontri chiaramente sarà invitato a partecipare. Alcune note relativamente, non mi soffermo sulle questioni trattate durante l'incontro, sono state specificate alcune criticità da parte dei cittadini presenti, di cui la polizia locale ha preso nota. Sono stati anche ipotizzati e spiegati alcuni interventi. Per quanto riguarda la questione in particolare dell'occupazione dello Erlikon, come ho avuto modo di spiegare all'interno di quell'incontro e anche di scrivere a chi in questi giorni mi ha interpellata, diciamo via mail piuttosto che all'interno dei quartieri, l'area, come sapete tutti, è di proprietà privata del gruppo Statuto, che è stato contattato, che il giorno, chiaramente, che è stato contattato e coinvolto in questa situazione, il giorno 18 ha sporto querela per l'occupazione abusiva, in data però già 14, non so cosa ha chiesto comunque. Ma io ho scritto una lettera, mi sembra, a tutti i consiglieri in data 19 novembre. Comunque volevo proseguire con, che ha ricevuto anche lei, con la comunicazione in data, ma questo l'ho già detto anche il consiglio scorso, il 14 novembre, cioè, ed è stato riportato anche dai cittadini che sono intervenuti prima di me, il 14 novembre, venerdì 14 novembre c'è stato un sopralluogo da parte della polizia locale, e anche i controlli si sono seguiti nei giorni successivi. Durante questi incontri con la polizia locale, la proprietà si è resa disponibile a mettere in sicurezza l'area dopo che vi sarà stato lo sgombero, che dovrebbe avvenire entro la settimana,
di mettere in sicurezza l'area, di ripulirla in modo tale da impedire ulteriori incursioni, ulteriori intrusioni. Questo per quanto riguarda la questione dell'incontro e la questione dei due quartieri, in particolare Dergano e Affori. Quindi ricordo le due date che vi ho poc'anzi detto, il 26 novembre e il 3 di dicembre. Ho un'ultima comunicazione che esula da queste specifiche, da questi specifici argomenti. È pervenuta una risposta alla mozione che è stata approvata all'interno di questo Consiglio, mozione proposta, presentata dal consigliere Abbiati, credo che abbia poi nella sua cassetta della posta la stessa risposta o nel suo contenitore. Era una delibera, dicevo, su proposta del consigliere Abbiati, relativa all'incrocio Pellegrino Rossi, Cavalletto, Don Grioli, rivolta a una serie di assessori, tra cui l'assessore Maran, l'assessore Rozza e appunto i settori che fanno riferimento a questi due assessorati. L'assessore Maran, all'interno di questa risposta, ci comunica che, in considerazione dove si chiedevano una serie di migliorie di questo incrocio, ci comunica che, in considerazione dell'incidentalità registrata negli ultimi anni e delle caratteristiche geometriche dei luoghi interessati da un intenso transito pedonale, visto anche la presenza di un grande supermercato e delle fermate della metropolitana Affori Centro e della linea di trasporto pubblico 70, si è valutata la possibilità di semaforizzare l'intersezione, quindi l'incrocio di via Pellegrino Rossi, Cavalletto, Don Grioli. Relativamente alla delibera, io sto dando una comunicazione dell'assessore, non è la mia, poi io posso commentarla. Relativamente, relativamente a questa comunicazione che vi verrà inviata in modo tale che verrà inviata a tutti i consiglieri, in modo tale che poi come consiglio o attraverso un'eventuale interrogazione o quant'altro o attraverso la commissione del presidente Motta si possa fare le proprie e opportune il presidente Simi si possano fare le opportune valutazioni rispetto a una comunicazione che evidentemente non ci sente, non ci vede d'accordo rispetto alle ipotesi avanzate dall'assessore Maran. Consigliere Abbiati. Sì, grazie presidente. Prima di iniziare l'intervento le devo una cosa relativa a quanto da me dichiarato a Radio Lombardia, ve lo devo anche qui in aula affinché poi rimanga agli atti. Ho dichiarato, in quanto la conduttrice durante la discussione mi rammentava di averla interpellata lei presidente e sentita più volte durante l'emergenza Seveso, io mi sono permesso di dire che sono contento che il presidente del Consiglio, organo in linea di massima garante di quest'aula, avesse avuto premura di intervenire via radio o inviare sms poi divulgati su Facebook da alcuni cittadini per comunicare qualsivoglia informazione sull'esondazione del Seveso, ma non di averlo inviato nemmeno mezza comunicazione ai consiglieri. Mi riferisco alla chiusura delle scuole di giovedì scorso, che appunto io l'ho appreso non da voi ma da un cittadino che mi chiedeva lumi su questa cosa. Se è una roba normale non lo so. Prima di fare l'intervento che volevo fare, mi permetto di dire una cosa sulla risposta di Maran, visto che l'ha citata. È demenziale questa risposta di Maran, perché noi chiedevamo semplicemente di spostare le strisce pedonali, di mettere in sicurezza la pista ciclabile, di mettere in sicurezza l'area dove c'è il benzinaio, di fare il marciapiede in via Grioli. Lui di tutto punto arriva e dice: secondo me non va bene, mettiamo un semaforo. Ma lui la zona l'ha mai vista? Si è mai reso conto di che cosa voglia dire questa cosa qua? Cioè, uno gli fa una delibera deliberata all'unanimità da questo consiglio di zona e lui la stravolge e decide di farci un semaforo in una posizione in cui è veramente assurdo. Io spero che col presidente Simi potremo fare una delibera che voterà tutto il consiglio di zona per dire che è un pirla, perché scusate, non si può mica fare una roba del genere.
Ora, scusate, io ora vengo alla presentazione delle due mozioni. Come più volte ricordato in quest'Aula, come Lega Nord abbiamo sempre cercato di comportarci in maniera costruttiva, come avevamo anche annunciato all'inizio consigliatura nel 2011. Cito una piccola parte del discorso di insediamento che ho effettuato io proprio nel 2011. Abbiamo dichiarato che faremo un'opposizione ferma, determinata, costruttiva e senza alcun preconcetto. La nostra sarà un'opposizione che non prevede ostruzionismo fine a se stesso. Le scelte che condivideremo le voteremo, ma non aspettatevi che saremo poco rigidi sui temi importanti che ci riguardano da vicino e per i quali siamo stati votati dai cittadini e quindi seduti in quest'aula. La legalità, la sicurezza, gli accampamenti abusivi, le moschee, il rigore sui conti, nonché sulla distribuzione dei fondi alle associazioni, che saranno appunto dei temi sui quali saremo particolarmente attenti. Quindi abbiamo svolto il nostro lavoro d'aula fino ad oggi seguendo questi dettami e cercando sempre una soluzione ai problemi che i residenti portavano a nostra conoscenza. L'abbiamo fatto con segnalazioni, interrogazioni, mozioni, lo abbiamo fatto con fermezza ma con la volontà di portare a casa un risultato per il bene della zona 9, casa nostra. Ebbene, dopo 3 anni e mezzo ci troviamo a dover fare i conti con fallimenti clamorosi, non certo causa di questo consiglio, perché mozioni condivise con voi che sono state, che poi sono rimaste carta straccia, impegni presi a latere dai consigli e poi mai rispettati dalla vostra giunta a Palazzo Marino. Con molti di voi ci siamo rapportati serenamente al fine di trovare sempre una soluzione che potesse portare al solo bene dei nostri quartieri. Questa sera però, da alcune dichiarazioni dei cittadini e dalle parole che io sto raccogliendo insieme ad altri colleghi sempre di più sul territorio, ci stiamo accorgendo di quanto non sia servito purtroppo a nulla. Questa sera parlo di Afori, inutile aprire altri fronti, un quartiere che era un modello da seguire per lo sviluppo delle periferie, invece non è successo altro che un tragico peggioramento di qualsiasi problematica. Partirei da Villa Litta, dove è stato permesso lo scempio della distruzione delle antiche scuderie, passando poi all'assurdità di abbandonare a se stessa la vecchia stazione, salvata con grandi sforzi di molti, anche che siedono in questo consiglio di zona certamente, all'incredibile vicenda della rotonda di via Vincenzo da Seregno, che è rimasta incompiuta fino a poco fa, speriamo che almeno veda la luce, alle vie senza illuminazioni, ai crateri che si aprono copiosi in qualsiasi via, anche quelle su cui promesse di riqualificazioni erano state fatte dalla vostra giunta, cavalletto e bembo su tutte. L'aumento dei furti, il parco di via Trevi che ha visto interrogazioni e mozioni ma zero risoluzioni, al parco delle favole, alle richieste cadute nel vuoto sul corpo forestale dello Stato in via Salis, alle discariche abusive e croniche che non vengono controllate, ad una pista ciclabile fine a se stessa costata centinaia di migliaia di euro. Ma potrei andare avanti anche, ma poi a cosa servirebbe effettivamente? Queste situazioni le abbiamo segnalate in tutti i modi possibili. Purtroppo però bisogna anche dire basta, anche assurde, occupazioni abusive con tutto quello che ne consegue. Le mozioni, io presenterò 2 mozioni questa sera, sono sicuramente pesanti, lo ammetto anch'io, ne siamo consapevoli, ma anche il clima di Afori è diventato purtroppo pesantissimo. Hanno paura, i cittadini abbiamo paura, perché io sono un residente di Afori. Se i vostri assessori a Palazzo Marino non sono in grado di agire, diano le dimissioni. Afori sta galleggiando per merito dei commercianti e dei cittadini volenterosi, il Comune e lo Stato purtroppo sono spariti. I cittadini che sono qui sono una piccola parte, perché io ho qui circa 500 firme, ma ancora ne ho altre in giro che arriveranno. Hanno espresso grande preoccupazione per la mancanza di risposte e assenza di presidio del territorio. Il nostro impegno, il nostro metterci la faccia non può essere più abbiamo segnalato a chi di competenza. Se ci mettiamo la faccia veramente, firmiamo e votiamo queste 2 mozioni immediatamente, altrimenti io, a mio immenso dispiacere, gentili colleghi, mi sentirò costretto ad alzarmi e sedermi tra i miei concittadini. Mi sono purtroppo stancato di fare il consigliere che non riesce a portare mezzo risultato per l'inettitudine della giunta specifico. Se non verranno discusse e votate queste 2 mozioni, appunto, dovrò raggiungerli e farò tutto il mio quello che è il mio potere per far tramite al sentimento di queste persone all'interno dell'aula. Vi chiedo scusa
per la violenza delle mie parole che ho utilizzato, ma ho esaurito davvero la pazienza e, come tutte le acque chete, quando ci arrabbiamo diventiamo i peggiori. Leggo velocissimamente le due mozioni, che sono, vabbè, la prima è lo sgombero dell'area Oerlikon. Presidente, sono contento che è previsto questo intervento, però alla fine impegniamo il sindaco, quindi se è solo un rafforzativo di quanto già da lei comunicato. Premesso che all'interno dell'area in oggetto, di cui si chiede lo sgombero, sono presenti numerose persone, come anche comunicato da lei nella nota del 18-11, visto l'articolo 50 del DLGS numero 267-2000, che designa il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, che esercita altresì funzioni attribuitegli quali autorità locale nelle materie previste dalle specifiche disposizioni di legge e in particolare delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che il sindaco è autorità sanitaria locale in questa veste ai sensi dell'articolo 32 della legge numero 833-1978 e dell'articolo 117 del DLGS numero 112-1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti che, con efficacia estesa al territorio comunale in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, viste le segnalazioni dei residenti e dei consiglieri di zona 9 presso questo consiglio in via informale presso la presidenza o presso gli assessorati del Comune di Milano, le firme di cui una parte si allega alla presente mozione, valutato che all'interno dell'area non esiste alcun tipo di allacciamento e che quindi in questa situazione potrebbero generarsi focolari di epidemie. Numerosi cittadini hanno lamentato al primo firmatario della presente mozione un aggravarsi della situazione relativa all'abbandono di rifiuti nell'intorno dell'area in oggetto. Il dispositivo è: il Consiglio di Zona 9 impone al Presidente del Consiglio di Zona 9 di provvedere a comunicare al Sindaco Giuliano Pisapia e alla Giunta tutta, in particolare agli assessori Granelli e Maiorino, la ferma volontà di questo Consiglio di Zona affinché l'area in oggetto venga sgomberata in via d'urgenza, ai sensi degli articoli citati in trattazione e alle firme legate alla presente mozione, entro e non oltre il 25 novembre 2014. Di questo, sì, specifico l'urgenza di questa e di quella che sto andando a leggere. L'altra mozione è il parco di Via Trevi, non sto a dilungarmi, conosciamo perfettamente la soluzione, è velocissimo. Premesso che dall'ultima mozione votata in quest'Aula, effettuati sopralluoghi e raccolto ulteriori segnalazioni, risulta che la situazione all'interno dell'area in oggetto e della zona circostante non è migliorata. Viste le segnalazioni, le interrogazioni e le mozioni votate da questo Consiglio, il Consiglio di Zona 9 impegna il Presidente del Consiglio di Zona 9 di provvedere a comunicare al Sindaco Giuliano Pisapia e alla Giunta tutta, anche qua in particolare l'assessore Granelli, la ferma volontà di questo Consiglio di Zona affinché venga dato seguito, entro non oltre la primavera 2005, ad almeno una delle tre soluzioni prospettate dalla mozione con oggetto chiusura parco di Via Trevi Afori, votata nel settembre 2014. Poi, Presidente, oltre a quanto appena dichiarato le presentazioni di queste due mozioni, ne faccio una segnalazione relativa all'area ancora del sottopasso FS Afori d'Ergano Rossi Imbonati, che dopo appunto diversi solleciti è stata finalmente leggermente tagliata l'erba, però rimangono ancora le problematiche di una balaustra che oramai non c'è più e della sporcizia, quindi se si può fare intervenire nel caso della sporcizia AMSA e poi vedere col settore competente almeno di far ripristinare una piccola balaustra per evitare che l'area diventi di libero accesso. Chiedo, ovviamente, come ho detto nella dichiarazione di prima, vi chiedo di firmare le due mozioni, segnalazione se volete, ma non è l'urgenza. Le due mozioni sono urgenti, come appunto ci hanno rappresentato purtroppo i cittadini. Grazie Presidente, grazie a tutti. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io intanto vorrei esprimere davvero una vicinanza a tutti i cittadini di Niguarda e chi ha sofferto l'esondazione, come alcuni colleghi e le persone presenti. Purtroppo anch'io dove abito e i condomini in cui vivo è successa una cosa davvero pesante e mi spiace che sia stato coinvolto, perché devo comunque io portare un documento e presentiamo un'interrogazione urgente.
Velocemente vi spiego, in via Arezzo 9 abbiamo avuto l'acqua a 1,70 m, nei box 1,40 m nelle cantine. Purtroppo in quell'angolo di strada noi non pensavamo di venire coinvolti dalla piena del Seveso, dall'esondazione, dalla conseguenza di questa alluvione davvero pesante. Voglio però ringraziare la Presidente Guccioni che è stata in collegamento con me via WhatsApp, via SMS, e ha mandato, questo lo devo dire per correttezza, AMSA a ritirare tutte le tonnellate, ma le tonnellate di roba che abbiamo buttato via. Mi trattengo perché davanti a Niguarda il nostro non è niente, però purtroppo devo portare questa interrogazione. Premesso che in data 15 novembre 2014 è esondato per l'ennesima volta il fiume Seveso a causa delle fortissime precipitazioni a carattere alluvionale, considerato che oltre alle zone solitamente colpite dall'esondazione del fiume Seveso, anche in via Arezzo al civico numero 9, la furia dell'acqua proveniente dal Parco Nord alle ore 17:30 ha invaso le cantine di box di 90 condomini, sommergendolo sotto circa 1,70 m d'acqua maleodorante. Considerato che decine di auto, tante auto, si è arrivato a 32 macchine. Qui ho scritto decine, ma poi abbiamo saputo che sono 32 auto, ciclomotori e velocipedi custoditi nei box ed altro, materiali di varia natura, sono risultati danneggiati anche irreparabilmente in quanto sommersi per ore dall'acqua. Appurato che la via in oggetto dell'interrogazione non era stata inserita nelle zone a rischio allagamento e pertanto non era prevedibile un accadimento di tale portata. Appurato che i cittadini di via Arezzo 9, non avendo ricevuto particolari disposizioni o avvisi riguardo i comportamenti da adottare in caso di allagamento, sono stati colti impreparati dalla furia dell'acqua che ha devastato i loro box, le cantine, il vano ascensore, il locale autoclave, danneggiando seriamente anche parti murarie dell'edificio. Appurato che, nonostante le continue richieste di intervento di soccorso rivolte alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, sono cadute nel vuoto sino all'intervento verso le 23 di due volontari della Protezione Civile. Appurato che la mancanza di luce elettrica si è protratta per più di sei ore. Visto che il fiume d'acqua che ha sommerso in breve tempo i locali box, cantine, vanno ascensore, autoclave e il parcheggio adiacente in condominio proveniva dal Parco Nord. Si chiede al sindaco di Milano Pisapia, all'assessore di sicurezza Granelli e a tutti gli organi coinvolti nelle operazioni di prevenzione, emergenza, esondazione fiume Seveso, 1. Cosa sia accaduto di particolarmente anomalo nell'area del Parco Nord, dove è presente uno scolmatore, luogo dal quale è giunta l'enorme massa d'acqua che ha allagato via Arezzo 9. Una vasca volante, sì, dopo lo correggiamo. 2. Il motivo per il quale gli organi competenti non hanno proceduto ad avvisare per tempo i residenti del condominio di via Arezzo 9 del rischio di allagamento poi suffragato nei fatti. 3. A fronte dei danni subiti dai condomini dello stabile, chi, come, quando risarcirà dei beni andati totalmente danneggiati? Si ricordano i danni subiti dai residenti di via Arezzo 9. Decine, 32, 33 automobili, molti motocicli totalmente danneggiati e non più utilizzabili. Vari materiali custoditi nel piano cantine, piano box, rovinati e molti dei quali irreparabili. I danni strutturati arrecati allo stabile. 4. Le spese sostenute dall'amministrazione per far fronte alle emergenze con impiego di mezzi meccanici, idraulici, per l'aspirazione dell'acqua, la riparazione degli impianti tecnologici danneggiati e la messa in sicurezza delle parti murarie. Io chiedo scusa ancora ai cittadini di Guarda perché davvero noi abbiamo subito un grave danno, non l'abbiamo mai subito e ci rendiamo conto di come vivono, di come possono vivere l'emergenza Seveso queste famiglie. Però davvero io personalmente sono stato sconvolto perché non avevo mai visto una cosa del genere. Vorremmo che qualcuno ci dica però, Presidente, di chi è la responsabilità, probabilmente molta del tempo, ma qualcuno qua ha fatto delle operazioni che forse andavano fatte prevedendo poi delle situazioni di avviso verso i condomini, verso i residenti che lì vivono. Allora, poi invece faccio velocemente quattro segnalazioni, una che ho
che abbiamo presentato, visto che anche il cittadino l'aveva prima detto, abbiamo fatto una richiesta, richiediamo oggi, richiesta annullamento contravvenzioni per divieto di sosta nelle aree colpite da esondazione del fiume Seveso. Si segnala che i giorni successivi all'alluvione del 15 novembre e precedenti, perché comunque l'esondazione è avvenuta anche prima, e alla conseguente esondazione del fiume Seveso, molti cittadini non hanno potuto alloggiare le loro auto nei box in quanto allagati. Hanno quindi cercato parcheggio in luoghi più sicuri ed incappando in qualche caso in divieta di sosta. Nessuno mai avrebbe potuto immaginare che l'amministrazione comunale avrebbe dato disposizione, credo di no, alla polizia locale di combinare le contravvenzioni di fronte a questa grave emergenza. Si chiede quindi al presidente di zona 9 di sensibilizzare l'assessorato del Comune di Milano e di settori competenti affinché valutino l'ipotesi di annullare d'ufficio, non come ho sentito da alcuni colleghi di maggioranza che i cittadini devono andare a presentare ricorsi. Noi chiediamo l'annullamento d'ufficio di tutte le contravvenzioni di divieto di sosta combinate nelle aree colpite dall'esondazione del Seveso nei primi e nei seguenti giorni successivi all'evento esondativo. Chiediamo una messa in sistemazione della centralina telefonica di via Arezzo, perché è stata nelle operazioni di pulizia dell'ANSA con il ragno, probabilmente è stata divelta anche la centralina. Può succedere, chiediamo al Consiglio di zona Presidente di inoltrare la segnalazione a Telecom, credo. Poi segnaliamo la presenza di un'automobile, magari è già stata fatta, carbonizzata in Viale Berbera. Chiediamo la disinfestazione e la pulizia accurata in questi giorni dell'area della rotatoria di Via Arezzo e comunque di tutte le zone che credo si stiano facendo proprio per correre a riparo ai rischi di infezioni eccetera eccetera, di situazioni poco igieniche. Un'altra richiesta, e l'ultima ve lo giuro, è una richiesta interessante perché mi è stata inoltrata dai cittadini degli stabili di Via Giolli. Via Giolli sono gli stabili ex IACP, comunque comprati alla maggioranza, dove le persone per dirigersi verso il quartiere interno, verso Medina Suzzani, percorrono un vialetto, quello vialetto che penso abbastanza famoso perché costeggia il famoso asilo nido delle recinzioni arrugginite. E questo vialetto è un vialetto che viene utilizzato da molte persone anziane che fanno fatica a camminare, a problemi motori. Questo vialetto rimane allagato e disconnesso. Chiediamo al Consiglio del Presidente di zona di fare una segnalazione perché venga messo in sicurezza. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Io faccio le mie consuete comunicazioni e sarò molto breve questa sera. Vorrei semplicemente dire questo. Stanno arrivando numerose pratiche edilizie, permessi di costruire di varia natura, tant'è vero che questo lunedì prossimo dovremo farne ben 4. Nel frattempo ne sono arrivati altri. Sta succedendo semplicemente che entrerà prossimamente in vigore il nuovo regolamento edilizio e c'è una disposizione nel regolamento edilizio che dirà, perché non lo dice ancora, lo dirà, che tutte le pratiche depositate, protocollate prima dell'entrata in vigore viaggiano con la vecchia normativa. Per cui saremo nelle prossime settimane oberati di lavoro, nel senso che dovremo esaminare molte pratiche edilizie. Abbiamo già praticamente in coda per settimana prossima, non quindi questo lunedì ma quell'altro, almeno altre 3 pratiche che sono arrivate ieri e l'altro ieri. Quindi abbiate pazienza, ma vedrete nelle prossime settimane una serie di commissioni territorio con all'ordine del giorno molte pratiche edilizie. Questo è quanto, quindi da lunedì cominciamo e ne esamineremo ben 4. Grazie. Consigliere Carraro. Buonasera, grazie. Innanzitutto vorrei fare una comunicazione. Questa settimana è la settimana della riduzione dei rifiuti in Europa. Quindi come Movimento 5 Stelle faremo dei banchetti per una raccolta solidale dove raccoglieremo piccoli elettrodomestici, sacchi a pelo, sciarpe,
biancheria, scarpe, indumenti, coperte, giochi per bambini e libri. Il tutto andrà a favore di Pane Quotidiano, dei City Angels, Banca del Tempo, Opera San Benedetto Onlus e Aldo Dice Residence Sociale. I banchetti avverranno sabato 22, avverranno in tutta Milano, però per la zona 9 saranno sabato 22 in Piazza Allagosta e domenica 23 alla Festa della Solidarietà in Via degli Imbriani. Ora passo all'interrogazione. Presento un'interrogazione a riguardo del sottopasso di Via Pacuvio. Un mese fa all'incirca è venuto qua un cittadino dicendo appunto... È venuto un cittadino parlando appunto di questo problema e di conseguenza alle forti piogge che sono venute in questa settimana questo sottopassaggio si è allagato nuovamente. Via Pacuvio praticamente mette in comunicazione un quartiere che è in Via Negrotto, che è chiuso tra le ferrovie. Via Negrotto riguarda zona 8, mentre il sottopasso è di zona 9. Praticamente si chiede se le pompe di aspirazione che vi sono sul posto siano inadeguate o malfunzionanti. Questo sottopassaggio si allaga pericolosamente anche con acqua alta a livello metro e mezzo. Infatti ci ha legato alla segnalazione, all'interrogazione, una foto dove c'è una macchina praticamente sommersa e il cittadino ha fatto in tempo a salvarsi, però possiamo anche evitare queste situazioni molto gravi, visto che tra l'altro questa segnalazione era già stata fatta un mese fa e questa situazione di allagamento si continua a reiterarsi. Quindi si chiede chiarezza sul problema con risposte scritte sui motivi dei frequenti allagamenti e del cattivo funzionamento delle pompe. Tutto ciò è rivolto ai tecnici competenti e agli assessori competenti. Grazie. Capogruppo Parise. Grazie Presidente. Io devo presentare una mozione che mi è nata da un articolo che ho letto oggi su un'ipotetica tassa sulla pioggia che ha pensato il sottosegretario Graziano Del Rio per rientrare nelle problematiche dei costi dell'alluvione. Beh, già non bastava la TASI, la TARI, l'Eximo e tutte queste cose, l'hanno chiamata tassa sulla pioggia, in realtà sarebbe un'assicurazione obbligatoria, quindi nel momento che obbligatoria diventa una tassa, per la sicurezza degli stabili in caso di allagamenti o esondazioni. Allora mi è venuto in mente di fare un'interrogazione proprio perché non sono a conoscenza di questi fatti e vorrei averne chiarezza. Riguardo la manutenzione dei tombini e delle caditoie che il sindaco Pisapia ha fatto negli ultimi 3 anni nella città di Milano. Perché se è vero che il Seveso è sempre esondato, non è che è esondato solo con Pisapia, non faccio parte di quella schiera che dice colpa della Moratti e colpa di Pisapia, il Seveso è sempre esondato, ma esondava dopo 2, 3, 4, anche 5 giorni di pioggia. Adesso c'è chi dice di no, ma vabbè, logico, la pioggia di Pisapia è bella, quella della Moratti è brutta. Ma il problema qual è? Che adesso basta mezza giornata e Milano è allagata, indipendentemente dal Seveso. Mezza giornata di pioggia e Milano è allagata. E allora faccio questa interrogazione. Infatti, non solo la zona nord, ma Milano è totalmente allagata dopo qualche ora di pioggia. Non so se dove vivete voi, ma per esempio la mia via dopo mezz'ora è già piena d'acqua, cosa che non era mai successa prima. Prima del 2011 in città veniva disposta la pulizia dei tombini ogni anno, pari a 130.000 ispezioni che venivano fatte, io abito in via Pantaleoni qua dietro, alternando interventi di superfici a opere approfondite di disostruzione, cioè praticamente entravano con le famose telecamere che andavano a pulire i tubi dentro. Si chiede al presidente di zona 9, la documentazione delle opere di manutenzione dei tombini e delle caditoie di zona 9, voglio sapere dove sono state fatte, gli appalti e chi le ha eseguite. Sappiamo che è A2A che adesso gestisce AMSA, che a sua volta gestisce le pulizie. Voglio le fatture contabili di realizzazione delle opere di monitoraggio e manutenzione delle opere sopra descritte
e mi piacerebbe avere anche un resoconto dei danni che sono stati provocati. Questo perché? Perché non possono venirmi a dire a me cittadino devo pagare una tassa se ho un sindaco che non fa il suo dovere, cioè è questo il punto che vorrei arrivare. Quindi prima io chiedo questa documentazione, l'abbiamo chiesta anche a Palazzo Marino e sembra che nessuno sappia niente, anzi a Palazzo Marino non sanno neanche che c'erano i tombini a Milano, abbiamo una giunta fantastica, e dopodiché penso che al più presto venga discussa questa mozione, magari se il presidente o chi di competenza di questa zona mi può portare la documentazione richiesta. Grazie. Consigliere Gramandi. Grazie. Allora, presento una interrogazione, una mozione che prende uno spunto dalla situazione in cui la città si è ridotta dopo i giorni di maltempo dei giorni scorsi. Allora, la prima è un'interrogazione. Camminando per la città, per i miei quartieri, ho visto che molti tombini non lasciavano defluire l'acqua. Non è stata la prima volta che li ho visti. Anche in scorse piogge ho visto che sono molti i canali di scolo e i tombini che non funzionano e non lasciano defluire l'acqua, causando pozze enormi che creano ovviamente disagi sia alla circolazione veicolare che a quella pedonale. Per questo chiedo in un'interrogazione, vado a leggere, lo stato della rete fognaria per lo scolo dell'acqua a Piovana in zona 9. Il numero di tombini e scoli non funzionanti intasati da ripulire secondo la classificazione AMSA, la data degli ultimi interventi su tali tombini, il programma dei prossimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di tombini di scolo di zona 9. Questo lo chiedo all'assessore all'ambiente Maranna, ai relativi settori comunali competenti, ad AMSA, al presidente del consiglio di zona 9 e al presidente della commissione ambiente del consiglio di zona 9. La seconda è una mozione che riprende ciò che ha già detto il mio collega Pellegrini sulle multe combinate ai cittadini delle zone colpite dal Seveso, che hanno avuto la malaugurata idea di salvare la propria auto posizionandola ovviamente nei posti dove l'acqua non arrivava, incappando quindi nelle contravvenzioni di divieto di sosta. Io chiedo che tali multe vengano annullate d'ufficio dalla polizia locale. Per questo lo chiedo all'assessore Granelli e al comando centrale della polizia locale. I motivi credo che sia pleonastico ripeterli. Grazie. Capogruppo Melone. Grazie Presidente. C'è una comunicazione che forse lei si è dimenticata di fare all'inizio di consiglio perché c'erano altri problemi, che riguarda l'assemblea delle case popolari di proprietà comunale di martedì 25 novembre, che per il quartiere Isola della nostra zona si terranno in zona 1 al CAM Garibaldi, in via Corso Garibaldi 27, alle 20:30 di martedì prossimo. E invece poi ho anche due richieste. Una richiesta che riguarda come indirizzare le comunicazioni agli uffici competenti. Noi anche questa sera abbiamo raccolto molte comunicazioni, alcune che riguardano la zona, molte che non la riguardano e molte altre che non riguardano direttamente il Comune di Milano ma altri enti. Allora, la mia richiesta è che, come avevamo tentato nella scorsa sconsigliatura, venga messa a punto un sistema di comunicazione interattivo sulle necessità in cui il cittadino può vedere come la segnalazione venga trattata nel tempo e avere direttamente le risposte. Però in attesa che questo sistema venga messo a punto, come succede in altre città, anche italiane ma anche all'estero soprattutto, io chiedo che il Comune di Milano, sia sull'home page del Comune di Milano ma anche sull'home page del sito di zona 9, vengano indicati chiaramente i numeri di telefono e gli indirizzi mail a cui indirizzare le segnalazioni per tipologia. È vero che esiste il sistema Ambrogio e funziona perché io l'ho sperimentato direttamente, però è macchinoso entrarci, bisogna registrarsi, avere delle password che magari le persone non si ricordano. Forse questo sarebbe un modo più semplice più diretto per inviare le comunicazioni. Invece la seconda richiesta è un problema di tipo generale che però riguarda la zona e il futuro della zona. Allora, so che è in dirittura d'arrivo sia la discussione sullo statuto della città metropolitana sia quello
del decentramento. Scusate, non riesco ad avere il silenzio necessario per concentrarmi su quello che sto dicendo. Sia il nuovo statuto del decentramento, che prevederanno anche nell'istituzione dei municipi nuovi confini di zona. Lo scorso 19 giulio avevo chiesto che fosse affrontato questo argomento all'interno della commissione di decentramento che abbiamo in zona, cosa che finora non è stata fatta, però io credo che sia importante, anche se noi per il momento non siamo chiamati ad esprimere un parere, ma lo saremo chiamati in futuro, avviare una fase istruttoria sia in collaborazione con gli assessori competenti, sia come gruppo di lavoro interno a questa zona, per capire nella futura città metropolitana quale, tenuto conto di quelli che sono i problemi territoriali della nostra zona, dovrebbe essere l'aggregazione dei quartieri da proporre e da discutere con l'amministrazione comunale. Grazie. Vicepresidente Lo Conso. Grazie Presidente. Solo brevemente per comunicarvi che oggi tra le 14.30 e le 15 dovrebbero essere stati consegnati, purtroppo non ho potuto avere conferma, ma dovrebbero essere stati consegnati i notebook e fatte le prove sulla connessione wifi della scuola di Via Goffredo da Bussero, per mettere in comunicazione la bimba lungodegente con la sua classe, cosa che peraltro ha consentito di collegare anche le tre LIN della scuola, che fino a quel momento erano pressoché inutilizzabili se non come schermo di proiezione. Volevo anche...